Natale 2023, 800 anni dal primo presepio che realizzò San Francesco nel 1223 a Greccio. Ed è proprio in occasione degli 800 anni che quest'anno, al presepio artistico di Segusino, vogliamo festeggiare questo importante anniversario, appunto dedicando il presepio artistico di Segusino agli 800 anni del primo presepio. È un presepio che rivalorizza appunto come ogni anno le tradizioni locali, però vuole quest'anno in particolare portare appunto una scena del presepio di Segusino nel presepio di Segusino, quindi rendere attualizzata segusinese appunto la ricorrenza degli 800 anni del primo presepio realizzato a San Francesco. Un presepio, quello di quest'anno, che vuole omaggiare anche un'altra persona cara, a noi amici del presepio molto, molto cara, padre Angelo Berra, missionario messicano di origini segusinesi, che purtroppo è mancato l'anno scorso, ed era una persona molto affezionata al presepio artistico di Segusino. Abbiamo voluto raffigurarlo appunto in una scena proprio nel presepio di Segusino, Un'altra anteprima che svegliamo per gli amici di Valdo TV, una scena che ricorda appunto il 60° anniversario della tragedia del Vajont. In occasione del 50° anniversario, per chi è nostro affezionato visitatore si ricorderà, abbiamo fatto una scena dedicata appunto a Longarone. Quest'anno, in occasione del 60° anniversario della tragedia, l'ultima scena prima di uscire ricorda appunto la tragedia del Vajont, quindi un omaggio a questa grande disgrazia che colpì il nostro territorio della vallata del Piave appunto nel 1963. Segusino non solo presepio artistico, ma anche tanti altri presepi, tanti altri allestimenti natalizi in giro per le contrade. Ritorna anche quest'anno l'iniziativa alla scoperta di presepi di borghi di Segusino, dove prelevando il volantino qui al presepio artistico oppure nei locali commerciali del paese si possono scoprire tanti altri presepi, tanti altri allestimenti natalizi. In particolare consigliamo di visitare appunto le borgate storiche come Riva Secca, Riva Grassa, Stramare e Yes, quindi non solo presepi, ma anche paesaggio, anche territorio, anche borghi e anche molta storia e molta cultura. Un ringraziamento doveroso va a tutti i volontari, in primis agli amici del presepio che da fine agosto si operano per allestire questo fantastico presepio, e quindi un grande grazie per aver regalato il proprio tempo libero a questa iniziativa importante per il paese di Segusino. Ma un grazie anche a tutti quelli che collaborano nelle varie contrade, quindi alla scoperta di presepi di borghi di Segusino, a chi si opera per Natale in contrada, della notte di Natale, insomma a tutti i volontari che in paese per mesi e mesi lavorano a questa grande iniziativa del Natale segusinese. Il presepio artistico di Segusino è aperto dalla notte di Natale fino a domenica 4 febbraio 2024, tutti i pomeriggi e i giorni festivi anche il mattino. Per tutte le informazioni vi invitiamo a visitare il nostro sito internet www.presepiosegusino.it oppure i canali social Presepio Segusino.